Ciao ragazzi e ragazze. Allora, come avete visto dal titolo, voglio fare anche questi video tipo vlog. Infatti, io li chiamerò vlog perché state, cioè, in poche parole, che mi fate pure compagnia quando faccio queste cose di quando pulisco la. Per esempio, ora puliamo il cassetto della mia scrivania. Allora, non avete idea dove ho dovuto mettere il cavalletto per puntare. Ho puntato sul cassetto, naturalmente. Vi faccio vedere la mia scrivania, però. Allora, guardate qua. Mamma mia, ragazze, non si capisce niente. E questo è ogni giorno della fine della giornata, cioè questo è quello che ho combinato venerdì, come si chiama? Domenica. Ah, mamma mia, qua non metti a fuoco. Ecco qua. Qua in poche parole dove giro i video, dove giro i video, dove mi metto a organizzare il menu, tutte queste cose qua. Quindi faremo anche questa specie di, voglio fare anche questa specie di video, così non solo sto in compagnia con voi e non mi scoccio nemmeno di mettere a posto le cose. Per esempio venerdì faremo quella della postazione creativa, però può essere pure che quello verrà un po' più lungo. Ora io non voglio fare video lunghi perché sennò vi scocciate. Ora mettiamo a posto. Allora, come vedete, c'è un casino. Allora, qua allora, ho preso pure il cestino per buttare le cose che non mi servono, che magari ci sono carte, tutte cose che non mi servono. Ciao Pallocchio, lì sta Pallocchietto mio. Questo è il carrellino. È un carrellino dove metto sempre tutta questa roba, diciamo, di cancelleria. Ora vi faccio vedere il primo cassetto, quindi non avete idea che ci sta. Allora, qua c'è questo portapastelli. Come vedete, mettiamo tutte le forbici, perché per esempio io che faccio? Piglio le mettiamo le forbici e tutti i pennarelli. Voi non avete idea, qua ci sono delle spillette, un casino si combina qua in questa agendina, perché poi voglio vedere pure cose che non uso più. La forbice, addirittura ci sono gli occhiali, vedete? Cose che non dovrebbero proprio stare qua dentro. Infatti dice Davide, ma che tieni in questo cassetto? Se vede quello lì, per esempio, il cassettone di Davide, ma se vedete come sta ordinato rispetto al mio, qua ci sono fogli, fogliettini, questo tutto buttare. Quindi mettiamo là. Questi sono tutti post-it, cose. Questo coso bellino dovrebbe stare qua, invece sta buttato là dentro. Allora, cerchiamo di sistemare, che quello già l'avevo sistemato io, questo cassetto. Questa è una busta per la spesa che non dovrebbe stare qua. Hello Kitty, le penne, mettiamo tutte queste cose qua dentro. Questo è un bollettino vuoto, non dovrebbe stare qua. Figurati, poi questo mettiamo qua dentro, le spillette qua, questo per fare i buchi, quindi non sta proprio disordinato. Questa è la mia. Ah, eccola dove stava la custodia del mio cellulare, non la trovavo da nessuna parte. Butto le cose sul letto. Ok, questa è un'altra cosa, le righe, ecco qua, pensavo che stava più disordinato. Quindi mettiamo quest'altra forbice qua, poi non trovo le forbici, la spillatrice, qua sono tutte queste forbici e mettiamo qua. Ah, vabbè, pensavo peggio, ragazze, stava disordinato. Allora, questo qua è troppo carino, c'ho qualche washi tape, però sono. No, ma però si devono buttare, perché se non mi sbaglio sono finiti. Ma è bellino questo coso, però. Mettiamolo dentro perché sulla scrivania già c'è poco spazio. Qua poi, per esempio, tengo, vedete, questo è un quaderno dove tengo tutti scritti il menu, che vi farò vedere poi in altro video perché non mi piace questa sistemazione, mi porta in confusione. Questo è il quaderno di tutti i curriculum di lavoro che vedo, quelli che mi rispondono, quelli che non mi rispondono. E io mi voglio fare una specie di Midori, mi vorrò fare, perché comunque ho capito che mi trovo con i quaderni, cioè a me le sezioni devono stare divise. Perché non mi trovo con il bullet journal, io non mi trovo proprio. Allora, io per esempio, vedete che cosa mi trovo? Uso comunque l'agenda dove segno sveglia, colazione, tutto quello che faccio. Vedete, tutto quello che faccio lo segno sull'agenda. Quindi è come se fosse una specie di bullet journal, però perché devo tenere. Mi trovo più con l'agenda, non lo so, devo tenere un'agenda io, se no non mi trovo. E niente, poi dovrò fare una cosa. Per esempio, dovrò tenere una sezione su YouTube perché io mi dovrò scrivere. Dovrò scrivermi tutti i video che faccio, perché poi ora,
Avendo preso un impegno di martedì e di venerdì, devo pure vedere che video fare, giustamente. E quindi dovrò tenere pure questo separato. Questi occhiali, mettiamoli lì. Sto buttando la roba sul letto da là. Quindi queste qui sono le cose che uso di più e quindi ce l'ho qua dentro. Poi mi stampo, vedete, mi stampo un planner mensile dove scrivo e lo tengo proprio sotto di me tutte le cose fisse, tipo che ne so, che ne so, la luce, il gas, tutte le bollette che uno deve pagare nell'arco del mese. Questo, vabbè, pensavo peggio. Qua ci sono i post-it, qua ci sono i post-it qua sopra che me li metto qua. Pensavo che era più disordinato, vi dico la verità. Mettiamo questi qua dentro, tutti questi attaccini. Poi vedete qua, questi qui sono portacandele. Madonna mia, sto con zappa. Questi qui sono portacandele. Vedete? Questi sono tutti portacandele. Madonna, voglio vedere. 6 minuti, va bene, meno male. Eh? Questi se ce la facciamo allora, un quarto d'ora. E ho messo tutti questi cosi della cancelleria. Ma sono bellini. Questi me li prese Davide, non mi ricordo, mi sembra da. Non mi ricordo dove me l'ha preso. Allora. Ok. Poi per esempio, vedi, vabbè, dopo vi faccio vedere proprio tutto il quadro, tutta la scrivania. Qua c'è un borsellino, questa penna rossa la uso, il telefonino che continuano a messaggiare. Poi qua, questo qua, il cellulare. Ok. Ah, qua ci sono altre cose. Questo qui pure ci sono dei blocchetti di fogli che scrivo e metto qua dentro. Poi ottengo questa agenda che vi dico la verità, questa è quell'agenda che comprai. Io ancora non so che cosa mettere in questa agenda, non lo so ancora. Non la tengo qui, ma non so che cosa mettere in questa agenda. Poi questo è il tablet, tengo pure il tablet perché a volte io mi collego da Facebook da qua, però l'ho spinto, non ce l'ho acceso. E poi questo qui, io non ho fatto il video di questo qui, ve lo faccio vedere a volo, ragazze, perché poi non è. Allora, questo qui è un quaderno che io ho trovato da un cinesino. Vi faccio vedere, come si vedete, è troppo bello. Io lo pagai 2,50, non l'ho pagato niente, lo vedete? È trapuntato, proprio come le Moleskine, come quelle là che fanno il diario del bullet journal. E questo qua, guardate com'è fatto, è fatto così, poi è rilegato, 2,50 l'ho pagato. È stupendo questo quaderno, ragazze. E poi viene attaccato ad un altro quaderno lilla che si, in poche parole, questo quaderno si gira di così e ci sta quello lì a righe. È bellissimo. Io ci ho messo questo fatto, ce l'ho messo io l'elastico così e ho fatto tipo qua. E questa qua per me è questo qua io lo uso per tutte le frasi motivazionali. Cioè, ci sta, guardate qua. I canali che seguo motivazionali di una ragazza che si chiama Alice, di tutte queste ragazze che parlano di fatti motivazionali, poi 5 segreti, per esempio, vedete i consigli, per esempio con una ragazza che si chiama Elisabetta Pistoni che ha un canale, parla di cose positive, 10 modi per sconfiggere lo stress, poi stop allo stress, come realizzare i tuoi sogni, cosa ti piace di fare di più, io ho scritto creare YouTube per linee e per linee. Poi che ne so, tutti i video che seguo di queste ragazze che ti danno dei consigli, poi che ne so, la pagina della gratitudine per dire sono grata a questo, l'arte della gratitudine, quindi tu scrivi sono grata a questo, giorno 21, sono grata, grazie per questo. Comunque questo qui è il mio quaderno il mio quaderno pensieri positivi, infatti non so come chiamarlo. Però metto tutto ciò di positivo, che quando sono triste apro il quaderno e poi seguo sempre questi canali, pure di Alice, un'altra ragazza che fa questi video, proprio sono dei video motivazionali che le fa, parla ogni settimana di qualche argomento. E quindi questo sta sempre qua sopra perché io lo tengo sempre a portata di mano. E poi, quindi questi qui, quindi ora questo è il primo cassetto, ora vediamo il secondo. Allora, no, facciamo prima questo. Sì, vabbè, perché questo qua. Allora, il secondo cassetto. Allora, questi li mettiamo un attimo qua. Qua abbiamo fatto. Dopo passo il panno qui sopra.
Ok, pensavo peggio. Quanto siamo? 9 minuti, dobbiamo fare veloce. Questo qua ti voglio. Ah, allora, ora devo puntare. Aspettate, devo puntare la telecamera più giù. Ecco qua. Ora vi ho messo più giù. Ma voi non avete idea dove sta la telecamera per farvi vedere, Fantozzi. Allora, ora leviamo tutti questi fogli. Allora, questo è un quadernino, è una cosa dove ci sono tutte queste schedine. Non so, ma tengo mille carte, fogli volanti, questo è il quadernetto di Letizia, qua c'è un quaderno di Hello Kitty, sono solo dei fogli, evviva, è uscito questo coso che mi serviva, di plastica, Fantozzi. Allora, poi, che cos'è questa? Allora, questa qua, io vidi, non mi ricordo, ragazzi, poi vidi il video di una ragazza che aveva fatto una specie di tabella così, è bellissima per quanto riguarda le pulizie, qua è per quanto riguarda le pulizie, quindi diciamo che video da farne ne tengo un sacco, quindi io perciò ho voluto fare questa cosa con voi, perché vedete, ora magari... Dovevo pulirla da sola il cassetto, lo dovevo pulire. Invece con voi mi diverto di più perché so che le ragazze mi vedete. Quindi sto mettendo a posto tutte queste cose. Guarda, tengo addirittura cose qua dentro della disoccupazione. Mamma mia, di quando pigliavo la disoccupazione. Guardate questo qua, com'è bellino. Questo qui ci stavano dei. Come si chiama? I pennelli. Invece io ci metto le penne, pennarelle, tutte queste cose qua. Allora, mamma mia, che casino qua. Allora, queste non dovrebbe stare qua. Queste non dovrebbe stare, non ci dovrebbe stare. Le stanze, queste sì, che queste mi potrebbero servire. Quindi questi qui no. E queste sì. Poi. Che troviamo più? Questa cosa che non so che cos'è. Ah, un altro portapastelli. Perché poi no, io già avevo sistemato questi cassetti. Qua ci sono tutte le penne, questo portapastelli di Hello Kitty. E qua c'ho post-it molle. Tutte queste cose qua. Eccole, non li trovavo nemmeno più, non li trovavo. Quindi questa è un'altra forbice. Apriamo il primo cassetto. Madonna mia, quanti minuti siamo? Ma no, 12 minuti! È troppo, io non mi scoccio, cioè no, per unire i video non avete idea che ci vuole. Ecco qua. Questi tutti i portapastelli devono stare qua. Ecco fatto. Vabbè, abbiamo finito, pensavo che era più. Ecco qua. Mamma mia, che c'è qua? Tutte queste carte. Ok, qua stanno tutti i fogli. Quindi è tutto a posto. Qua ci sono dei fogli. Mettiamo pure questi qua. Qua stanno altri fogli per la stampante, perché stanno i fogli per la stampante. Questo pure lo mettiamo qua, che io lo devo tenere a portata di mano. Mettiamo pure questa agenda, che non so che cosa fare ancora, il tablet. Questo. Ok, quindi il secondo cassetto pure messo a posto. Ragazze, forse ce la facciamo in 15 minuti. Allora, quindi... Su questo qua, il carrellino, farò un altro video, vi farò vedere che cosa metterò nel carrellino, perché io questo qui lo voglio tenere per quanto riguarda le cose della casa, organizzazione della casa, menù, la spesa, io quello lo voglio organizzare per questa cosa qua, quindi quello farò un video a parte. E niente, poi ci abbiamo. Allora, quindi non mi è servito manco chissà che come si chiama? Ok, mettiamo pure la riga, pure deve stare qua. Ecco qua. E poi l'ultimo cassetto, ragazze, non ci sta altro che tutte le cose che faccio i video. Ci sono i fili, batteria, telecamera, macchina fotografica, i fili del cellulare, perché subito vado qua dentro e vedo subito. Vabbè, non mi guardate le scarpe, c'ho cioè le scarpe di Davide, le pantofole di Davide tengo. E niente. Quindi questo qui mi serviva proprio, questo qui. Allora, quindi ecco qua, abbiamo pulito, diciamo che la scrivania, abbiamo pulito il cassetto. Io pensavo peggio, sinceramente, stava. Allora, quindi vedete se è pulita, qua, questo rimane sempre qua sopra, poi
Poi qua è fatta così, ve la ricordate? E poi qua guardate che ho messo. Anche se io dovrò cambiare, cioè qua l'ho scritto velocemente la dispensa, come mi sto organizzando per il menù. Vedete? Io qua già c'ho il menù per 3 giorni preparato. Da mercoledì devo andare a fare la spesa, perché purtroppo io a me Davide, allora a me Davide mi dà 20 euro, 10 euro, non me la dà tutta insieme, perché qua va a lavorare e mi porta i soldi, e così me li dà, non me li dà tutti insieme. E questo fatto è un fatto sbagliato, perché io magari perdo un'offerta perché ho più budget poco insieme. Quindi, però, io quindi a me quasi giornaliera, cioè purtroppo io non la posso fare nemmeno settimanale, la posso fare bisettimanale, cioè una settimana diviso due, e purtroppo non posso farci niente. E niente ragazze, come primo video, quindi abbiamo messo tutto a posto. E niente, spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo venerdì con la postazione creativa da mettere a posto. Un bacio a tutti, al prossimo video.